Dovevo assolutamente darvi questa fantastica anticipazione, perché si tratta di un'edizione che uscirà in tiratura assolutamente limitata. Si parla di 30, massimo 50 boccette, ma neanche sicuro. Sto parlando di Dangerous Medics di Lorenzo Pazzaglia. Abbiamo qui una creazione molto molto fuori dalla norma, perché abbiamo l'utilizzo della cannabis in questo profumo, ovviamente delle note di cannabis unite a delle note di eucalipto, di menta, delle note verdi fresche. Quindi abbiamo sicuramente una fragranza molto anticonformista, non è un profumo che noi sentiamo tutti i giorni, soprattutto dal punto di vista del fatto che è stata legalizzata, no, questa sostanza in molti paesi. Adesso si sta usando spesso, sempre di più, anche nelle fragranze. In questo profumo troviamo una qualità delle materie prime tipica di Lorenzo. In questo profumo soprattutto troviamo questa nota di cannabis accompagnata però da note fresche, da note mentolate, dalla nota di eucalipto che io sento tantissimo, anche dalla nota di assenzio. È una fragranza veramente fuori dagli schemi, molto molto polarizzante. Attenzione, non piacerà sicuramente a tantissime persone, diciamo che è una fragranza molto particolare, quindi deve piacere veramente tanto la nota di cannabis. Comunque sia, non è una nota che disturba, anzi piace veramente tanto anche a me, perché prende una strada totalmente diversa dall'apertura. Quindi troviamo questo connubio di note fresche e mentolate e balsamiche, appunto di eucalipto e dai vari accordi che sono stati creati da Lorenzo, per dare vita a un profumo veramente sorprendente e veramente veramente meritevole di attenzione. Dangerous Medics, ne ho pochissimi ml che non vorrò mai finire, perché è veramente una cosa fuori dal comune.